Grazie Marco, come sai anche noi stiamo seguendo la vicenda del piccolo Alfie Evans di soli 23 mesi, ieri la Corte d'Appello ha respinto il ricorso dei genitori che chiedevano di poter portare il bambino in Italia, questo a quanto pare non è possibile, però il papà non si arrende, ascoltate queste parole che gentilmente ci ha offerto di mandare in onda TV2000. Stiamo facendo tutto il possibile per nostro figlio nel nome di Dio. Vi faccio vedere la foto che ha fatto questa notte mia moglie ad Alfie. Questo è quello per cui gli italiani stanno lottando. Questo è quello per cui noi stiamo lottando. Noi continueremo a lottare ricevendo sempre più forza dal popolo italiano, dal governo, dai ministri che si sono impegnati per noi. Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Chiedo al Papa, la prego, venga qui per rendersi conto di cosa sta accadendo, venga qui a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia, vi amiamo. Alfie è una parte della famiglia italiana, noi apparteniamo all'Italia. Ecco, noi apparteniamo all'Italia, i genitori come vi dicevo non si arrendono, hanno chiesto un incontro anche con i medici dell'ospedale in cui il loro bambino è ricoverato. Subito da te Marco Verbello, buon pomeriggio, collegato per noi da Londra. C'è stato questo incontro? Potrà andare a buon fine la richiesta dei genitori, quantomeno di poterlo portare a casa il loro bambino? Sì, dovrebbe esserci nel pomeriggio, noi siamo affidati alle dichiarazioni del padre che appunto ha detto innanzitutto che la stessa famiglia ha rinunciato a richiedere un trasferimento in Italia, se cortesemente mi togliete questo ritorno audio. E quindi ha rinunciato perché c'era in teoria ancora la possibilità di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. E quindi gli stessi genitori hanno adesso rinunciato alla ipotesi che è tramontata completamente dopo il pronunciamento della Corte d'Appello. Quello di cui si discute è la possibilità di mandarlo almeno a casa, ma insomma anche a casa avrà bisogno di assistenza. Io ho intervistato l'altro giorno il padre e mi sembrava insomma che negasse abbastanza l'evidenza, perché diceva che il figlio era in stabili condizioni, che non ha più bisogno della terapia intensiva. Insomma, i sanitari dell'ospedale di Liverpool, dopo mesi e mesi e mesi di trattamento, è ricoverato dal dicembre del 2016, danno un quadro clinico ben diverso e chiaramente anche deteriorato in questi ultimi giorni dopo il distacco dei macchinari per la ventilazione artificiale. Quindi nessun viaggio possibile in queste condizioni da nessuna parte, e quindi non certo in Italia, e è in dubbio anche la possibilità di trasferirlo e riportarlo a casa almeno per accompagnarlo fin quando sarà possibile. Ascolta Marco, volevo chiederti una cosa, se l'ospedale in cui è ricoverato Alfie è lo stesso che anni fa ha visto una vera e propria class action da parte di alcuni genitori che chiedevano spiegazioni sui loro bambini, sul destino dei loro bambini, che non solo sono morti all'interno di quell'ospedale, ma anche da cadaveri non sono mai più tornati a casa. E quando poi hanno chiesto ragione del destino dei corpi dei loro bambini, di fatto l'ospedale è stato obbligato a rivelare loro che i loro bambini erano stati utilizzati per esperimenti in laboratorio. È lo stesso ospedale? Non ho notizia di quanto mi stai dicendo. Grazie per il momento Marco, rimani collegato con noi perché dalla sede invece RAI di Milano c'è Matilde Leonardi. Grazie, buon pomeriggio ancora una volta. Lei è il direttore del centro di ricerca sul coma, istituto neurologico Besta di Milano, e voi, lo ripetiamo per il pubblico a casa che forse non ci ha seguito un paio di giorni fa, avete offerto consulenza alla famiglia del piccolo Alfie. Ora lei ha letto le motivazioni dei giudici per cui si rifiutano di mandarlo a casa, in sostanza stanno dicendo che il bambino sta morendo, quindi non c'è bisogno di trasferirlo altrove. La vostra opinione qual è? È la stessa dei giudici? Questo bambino sta morendo davvero? Non essendo lì, non avendo accesso in questo momento né a cartelle cliniche né a uno scambio di vedute con i colleghi inglesi, non possiamo esprimerci in una maniera piuttosto che in un'altra. È presumibile che un bambino molto grave a cui l'ossigeno sia stato tolto in termini di somministrazione continuata e somministrato solo per brevi momenti o sicuramente in una quantità ridotta rispetto a quanto poteva essere fino a qualche giorno fa, cioè fino al 23 di aprile, ricordo che
Doveva essere il tempo in cui dopo circa un'ora, secondo il giudice della settimana scorsa, il bambino sarebbe morto. Siamo ancora qui a 66 ore di distanza a parlare di un bambino vivo che è sicuramente molto grave, che probabilmente sta spegnendo sotto i riflettori e passando dall'essere un bambino è diventato un caso. Credo che sia un vero peccato che qui si debba discutere di un caso prevalentemente giudiziario e non si possa discutere invece della salute di un bambino che ha diritto a morire quando decide la sua malattia e non quando decide un giudice. E ha diritto, se mi permette di dire anche una cosa, forse avrebbe avuto diritto a morire come chiedevano i genitori, non curato in un altro ospedale, perché non diciamoci sciocchezze. Sappiamo perfettamente che certe malattie gravi portano alla morte, non è questo, il problema di questo caso non è questo. Il problema è che è stato tolto il bambino dalla possibilità dei suoi genitori di prenderlo e di dire questo bambino con la capacità che abbiamo noi giovani genitori di amarlo è preso e morirà dove possiamo decidere noi. Credo che questo sia quello che i giudici per la vita, che sono gli avvocati per la vita, che i giuristi che ci hanno chiamato come istituto neurologico BEST a partecipare come second opinion, ci hanno chiesto e stanno combattendo su questo campo. Il diritto, siamo passati dal diritto a vivere al mancanza di diritto a morire, come uno possa in qualche modo morire, cioè per una malattia e non per una sentenza. Questo secondo me è molto brutto. Lo so che le sto chiedendo forse troppo, perché un giudizio forse da parte vostra è troppo, ma c'è deontologia nel comportamento dei giudici dal vostro punto di vista? Il comportamento dei giudici non si giudica. Il comportamento dei giudici si osserva rispetto alle conseguenze di un'applicazione di una legge. Se il sistema inglese prevede questo tipo di applicazione, noi non possiamo fare altro che osservarlo. Io come medico non mi permetto di criticare il lavoro di un giudice, mi permetto di criticare però le conseguenze di un lavoro di un giudice. E in questo caso le conseguenze sono che il giudice ha definito futile la vita di questo bambino. Questa cosa, qualunque sia il giudizio sul suo lavoro di giudice, da un punto di vista umano, mi tocca profondamente, credo che tocchi tutti coloro che non pensano che nessuna vita sia futile. Io dirigo il centro ricerche sul coma del BESTA. Non mi permetto giudizi qualitativi sulla vita dei miei pazienti. Faccio il mio lavoro come tutti quelli che fanno il lavoro di medico devono fare. Perfetto, grazie. Monica Boccardi è un avvocato dell'Associazione Giuristi per la Vita che sta seguendo il caso del piccolo Alfi. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Perché l'avete preso tanto a cuore? L'abbiamo preso tanto a cuore perché innanzitutto non è un caso, è un bambino, come diceva la dottoressa Leonardi prima, con la quale stiamo collaborando. È prima di tutto un bambino indifeso ed è una famiglia indifesa. È una sorta di Davide contro Golia. Sono giovanissimi, sono forti, ma giovanissimi. E questo bimbo è affidato alle cure di un ospedale che invece di cercare di farlo sopravvivere nel modo migliore e più dignitoso possibile, come sarebbe giusto, sta cercando di staccargli la spina ormai da più di un anno. E sono arrivati a noi tramite un attivista per la vita vicino alla famiglia che aveva sentito parlare della nostra associazione, che è abbastanza giovane ma molto attiva per i diritti dei malati, per le famiglie in difesa della vita e dei principi non negoziabili in generale, e ci hanno chiamato chiedendoci un aiuto. Prima di tutto avevano bisogno di un aiuto sul momento, di un consiglio e poi di un aiuto per trovare degli ospedali in Italia che accogliessero il bambino. Ora gli ospedali Il primo ospedale che abbiamo trovato è stato il Bambin Gesù. Certo. Già a settembre dello scorso anno i suoi medici sono andati a visitare il bambino, hanno potuto visitarlo, ovviamente non fare una diagnosi ma stabilire che secondo loro era possibile ricoverarlo ed erano disponibili, hanno dato immediatamente la loro disponibilità. Ma questo non basta, lo sappiamo. Non è bastato. Dunque, dal vostro punto di vista, e glielo chiedo da avvocato, no? Quindi da professionista, c'è un'eccessiva applicazione della legge? Decisamente c'è un accanimento giudiziario. E questa ostinazione come ve la spiegate? Ce la spieghiamo in base ad una idea dello scarto.
certe vite vengono ritenute non dignitose, definite futili, inutili e quindi scartabili. La conseguenza di questo è che si pensa che queste vite non valgano la pena di essere vissute a priori, mentre invece sono vite che sono importanti perché questo bambino sta facendo tante cose. È il terzo giorno senza essere attaccato. È un bambino che ha voglia di vivere, è un bambino che nonostante non abbia avuto la rieducazione, dopo il distacco del respiratore è riuscito a respirare da solo e sopravvive da 3 giorni, è bellissimo. Sta apparentemente bene, ovviamente con i problemi che può avere dovuti alla sua patologia, ma non è un bambino, non appare un bambino in fin di vita. Buon pomeriggio, Monsignor Cavina, lei è vescovo di Carpi, che ha seguito questo caso e che ha permesso ai genitori del piccolo di mettersi in contatto con Papa Francesco, con il Vaticano. Se è stato possibile l'incontro tra il papà di Alfi, buon pomeriggio, e Papa Francesco, è grazie a lei, che ha fatto anche di più, perché ha mandato loro il conforto di un sacerdote italiano che ha seguito questo caso, che sta vicino alla famiglia. Lei che notizie ha adesso dall'ospedale, dal piccolo Alfi e dalla famiglia? Le uniche notizie che possiedo sono quelle che sono state confermate in questo momento, ecco, dalle altre persone che sono presenti in studio. Questo desiderio della famiglia di poter portare a casa il proprio bambino e quindi pensare che finalmente non è più prigioniero di questa struttura sanitaria. Perché i genitori dicono proprio questo, no? Anzi, fanno un appello al Papa, chiedono a Papa Francesco di andare e verificare con i suoi occhi che questo bambino è tenuto prigioniero all'interno della struttura. Evidentemente questo è il loro punto di vista. Il Papa, sì, noi abbiamo letto sull'Express, avrebbe chiesto di tenere pronto una sorta di elicottero ambulanza da far partire al più presto qualora ci fosse un'apertura e la possibilità di portare il bambino in Italia. Lei ne sa qualcosa? Beh, questo era già stato deciso nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione così, devo dire, fattiva dell'ospedale Bambin Gesù, il quale già da tempo si era attrezzato per poter venire in aiuto di questa famiglia e quindi trasportare il bambino all'ospedale pediatrico del Bambin Gesù qualora i medici e i giudici avessero concesso l'autorizzazione. Attualmente non so, ecco, se questo elicottero, questo aereo sia ancora, diciamo così, attrezzato oppure sia stato in qualche modo accantonato, ma venisse la possibilità sicuramente si attrezzerebbero immediatamente, proprio perché questa è la volontà del Papa. Il Papa ha detto chiaramente che deve essere fatto il possibile e l'impossibile per poter permettere a questo bambino di essere trasportato all'ospedale psichiatrico Bambin Gesù. Ci sono ancora dei margini pediatrico Bambin Gesù. Ci sono ancora dei margini di intervento alla luce di quanto è stato deciso nelle ultime ore per il Vaticano? Ci sono altri passi che il Vaticano potrebbe fare? E posso dire che il Santo Padre segue con grande attenzione questa vicenda e ne è costantemente informato di quello che sta accadendo. Mi sembra, ecco, che diciamo così, le ultime parole che il Papa ha pronunciato attraverso un tweet che dice proprio: rinnovi il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento, esprima veramente quello che è il pensiero, il desiderio e anche la preoccupazione, se così posso dire, del Santo Padre. Grazie, grazie davvero a tutti voi anche per il lavoro che avete fatto, oltre alla disponibilità per partecipare a questo breve spazio di vita in diretta, insomma, ma non potevamo non essere anche noi su questo caso. Grazie, grazie a tutti, grazie a Monica Boccardi, grazie a Matilde Leonardi, a Monsignor Francesco Cavina, il vescovo di Carpi, e naturalmente al nostro Marco Varvello. Linea TG1.